Siamo con Andrea Costi, peccato che sia peccato musical che Artis quest'anno ha portato come conclusione di lavoro. Qual è il progetto che appunto ha pensato per questi ragazzi? Beh, è stato quello di un progetto di rinchiudere una ventina di bambini dai 5 ai 24 anni sul palco, come se fossero delle anime rinchiuse all'inferno, però ovviamente insomma un inferno un po' giocoso. Abbiamo visto, no, che c'è la tematica rosso, molto rosso e nero, quindi costumi minimal, una scena minimal per dare risalto ai protagonisti, che non sono le luci, le scenografie, ma i bambini, gli allievi, gli artisti. Qual è il lavoro che c'è appunto dietro di portare avanti un lavoro soprattutto con ragazzi, bambini così piccoli? Beh, intanto la passione della scuola che li ospita, ma anche la passione dei ragazzi, degli allievi, che puntualmente ogni settimana si dedicano un'ora e mezza, anche due, nelle ultime settimane anche 4 ore di seguito per portare in scena quello che avete visto. Il musical sicuramente racchiude un'interdisciplinarità tra danza, canto, recitazione. Qual è appunto il lavoro che un ragazzo deve fare? Beh, è un lavoro a tutto tondo. Adesso noi qui in Artist diamo le basi per affrontare quello che poi sarà un percorso ovviamente professionale, però diamo la possibilità di far conoscere le tre discipline, canto, danza e recitazione, in maniera ovviamente molto, molto giocosa, ma comunque anche in maniera anche molto professionale. Perfetto, quindi non ci resta che aspettare l'anno prossimo per un nuovo lavoro. Assolutamente, vi aspettiamo l'anno prossimo con i saggi di Artis, assolutamente. Grazie, grazie mille. Grazie a voi.